Sarò vicepresidente della Manzoni Sport. Allora, cosa ha detto ai ragazzi dopo purtroppo la sconfitta di domenica? Ma i ragazzi hanno fatto una grossa partita anche perché eravamo tra infortuni e squalificati, avevamo molte assenze e in campo hanno esordito un 17enne come palleggiatore. Poi sostituito da un suo coetaneo ancora più giovane perché ha 16 anni e mezzo, ha giocato un ragazzo di 14 anni e mezzo. Quindi il terzo set è finito 27 a 25, ce la siamo giocata fino all'ultimo, pur avendo in campo una squadra di giovanissimi, perché poi anche il centrale Gianluca Porro ha poco meno di 20 anni e Vincenzo Milano 22 anni e mezzo. Quindi abbiamo giocato con una squadra di giovanissimi e nonostante tutto abbiamo fatto un'ottima figura. Segno che il lavoro che stiamo facendo a livello giovanile è un lavoro importante, è un lavoro che comincia a dare i suoi frutti. Lucera certamente già di per sé per noi era una partita difficile. Lucera è terzo in classifica, lotta per la promozione diretta o quantomeno entrare nei play-off, per cui per noi era già proibitiva di per sé la partita anche se fossimo stati con la squadra al completo. Figuriamoci con una formazione assolutamente rimaneggiata come quella con la quale abbiamo dovuto affrontarlo. Sono contento della prova dei ragazzi, sono molto contento perché i ragazzi hanno giocato veramente bene, mi hanno dato una grande dimostrazione di attaccamento alla squadra e alla società a cui appartengono. Come tutti gli altri anche che si sono con loro alternati, dei più vecchi che quindi hanno anche loro lottato fino all'ultimo e due set su tre sono sicuramente finiti bene perché comunque abbiamo perso 25-22 il secondo e 27-25 il terzo. Sì, sicuramente una buona partita, vista comunque la situazione generale della squadra. Però forse quello che bisogna superare è il contraccolpo psicologico della partita contro il Sorrento 2 settimane fa. Pensa che è quello che può incidere sul proseguo della stagione? Ma io sono convinto, i ragazzi hanno dimostrato dopo la partita col Sorrento di essere tutti molto uniti. Infatti, nella trasferta di Lucera nessuno ha voluto mancare, anche se erano in tribuna, tra infortunati e squalificati erano in tribuna, tutti sono voluti essere vicini al gruppo, alla squadra e questo è un segno sicuramente positivo. C'è la volontà di far bene, di giocarsi queste ultime 5 partite, tutte quante fino all'ultimo punto, c'è grande determinazione e sono convinto e siamo convinti come società che faranno tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi all'inizio stagione, che è quello della salvezza, anche se in questo momento la classifica ci penalizza in maniera piuttosto seria. Appunto, dopo 2 sconfitte, Grignatura che è tornata nella zona retrocessione. Cosa ci vuole secondo lei per uscire da questa situazione? Sicuramente ci vuole determinazione, impegno, massimo agonismo, soprattutto molta attenzione a evitare anche momenti di nervosismo che o possono sfociare in proteste o possono comunque creare momenti di tensione di cui in questo momento non abbiamo bisogno. La squadra deve essere lasciata tranquilla, deve lavorare con tranquillità, con serenità, perché ha le qualità e le potenzialità, soprattutto se è al completo e non gravata da tutti gli infortuni che ci hanno penalizzato da novembre in poi, è sicuramente nelle condizioni di poter raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi. A proposito di infortuni, come procede il recupero di alcuni indisponibili? Beh, speriamo per sabato di aver recuperato la maggior parte degli indisponibili. Dovrebbe rimanere fuori il solo Daniele Luzzi, perché purtroppo per lui l'infortunio è abbastanza serio perché ha avuto una lesione al quadricipite in uno scontro proprio nella partita col Sorrento, per cui il suo recupero per sabato sicuramente non ci sarà. Per gli altri invece ormai sono quasi tutti in fase di guarigione e dovrebbero averli disponibili tutti per la gara con il Noi Quattro, che è una gara fondamentale per raggiungere l'obiettivo della salvezza.
E a questo punto io invito veramente gli andriesi a venire al palazzetto sabato alle 19 per assistere a questa gara, che è sicuramente una gara importante e abbiamo bisogno veramente del calore del pubblico, perché il palazzetto è grande e quando ci sono poche persone non si sentono, non si sente il calore. La squadra ha bisogno in questo momento anche del calore del pubblico. Ecco, invitiamo anche noi, chiunque ci ascolti, a dare un ulteriore supporto alla Manzoni Sport. Siamo fiduciosi per il continuo del campionato. In bocca al lupo. Crepi, grazie.